E questo immagino lo sappiate, ma noi questa sera festeggiamo Nina e Marianna, che sono di nuovo libere. E vogliamo ricordare che sono state arrestate a Chiomonte il 9 settembre, tenute in carcere per 13 giorni e poi lasciate una ai domiciliari e l'altra con obbligo di dimora. Nina e Marianna sono state imprigionate perché hanno avuto il coraggio di fare la cosa giusta, presenziando ad una manifestazione, una delle tante manifestazioni che abbiamo fatto alle reti del cantiere. Quindi ringraziamole con un abbraccio e un applauso grandissimo e ascoltiamo la loro storia. Va bene. Che storia, intanto agli studenti dico sempre, anche ai miei figli, lottate, lottate, lottate. E il sistema non è un sistema giusto, non è democrazia, questo sistema purtroppo non è quello per cui insomma bisognerebbe credere. Non posso dirlo, mi dispiace. Mi sono vietate anche le parolacce, però sono abbastanza contenta perché vedo voi, vedo noi, vedo che il popolo Notav cresce, vedo che la lotta non si ferma, che la lotta pacifica continua, che le azioni violente diminuiscono e ammetto che questo mi riempie di orgoglio. I miei figli sono con me, molti si sono fatti la domanda come l'hanno presa, con grande umorismo, mi hanno regalato una bellissima maglietta con un pulcino dietro le sbarre, un pulcino bagnato dietro le sbarre, e arrivavano proprio il giorno in cui mi hanno lasciata dalle Vallette, arrivavano da Bangkok loro. Io come sempre amo la vita, più di prima adesso. Amo molti di voi, nel senso bello, imparate veramente a soppesare le piccole cose, i piccoli minuti della vostra giornata. Ringrazio tutti, tantissimo tutti, mi dispiace che non c'è mia sorella, non ci sono delle persone come la mia famiglia, mia mamma, mio padre, però so che le avete conosciute vicino a voi, hanno combattuto una lotta durissima tra legali, procuratori e vari cessi, insomma. E ricordatevi solo sempre che non ci sono né gabbie, né celle, neanche la numero 5, che è la cella mia di Marianna, che servono a chiudere le idee rimangono vive e forti anche dentro una cella, quindi spero che non capiti a nessuno tutto ciò, ma se mai capitasse abbiate coraggio e fatevi coraggio con le parole e le persone e il cuore di tutti noi che siamo il popolo Notav e non solo, anche di chi non fa parte del popolo, perché la gente veramente deve credere ed è bene che lo faccio, grazie. Allora, non mi aspettavo un microfono in mano, cioè me l'aspettavo ma non volevo crederci, non sono molto brava con le parole, volevo solo darvi, non so, ringraziarvi tutti quanti. Dovete vedere le lettere, oh. Vabbè, vi volevo ringraziare tutti quanti per essere qui questa sera, per aver mandato telegrammi, lettere, per averci pensato mentre eravamo in carcere, mentre eravamo al confino, all'obbligo, ai domiciliari, e per scendere continuamente in piazza, per esserci, per rischiare, per credendo che qualcosa possa migliorare, che la libertà non è questa, che la libertà è molto di più, che quello che vogliamo non è questo, ma è qualcos'altro, che gente che continua a credere e a mettersi in discussione, a fare scelte e non fare la scelta più comoda, ma a volte la scelta più difficile e continuare e mantenerla. Non so cosa dirvi perché appunto non sono brava con le parole, mi emoziono e però non lo... a 20 anni vorrei dire soprattutto ai giovani che sono qua,
ma anche a chi ha la coletà che fa la cosa giusta a essere qua, a essere ovunque, in qualsiasi piazza e ovunque, credendo qualcosa di giusto e scegliendo la parte giusta. Grazie a tutti. Io proporrei una cosa, è un po' banale, è un po' sentita, un po' già detta, ridetta, ci ha rotto pure i coglioni, però è bellissima. E uno, e due, e tre.